Ma siamo qui oggi soprattutto perché gli amici di Agnone ci hanno chiesto una iniziativa politica in Agnone, per cui come Fratelli d'Italia abbiamo deciso di portare qui tutti i dirigenti, i massimi dirigenti di partito, non solo il coordinatore regionale ma anche il consigliere regionale, ci sta Michele Iori, Aida Romagnolo, tutti i responsabili dei dipartimenti del partito, insomma siamo qui dentro questa sera, ci sono il 95% del partito. Purtroppo, e lo dico chiaramente, è rimasto fuori un po' da questo 95%, almeno per il momento, alcune persone, e noi non abbiamo difficoltà a parlarne, perché Fratelli d'Italia è un partito serio, un partito che non ha problemi a parlare anche dei problemi interni che ha il partito, per cui noi questa sera almeno due passaggi li devo assolutamente fare, perché molti di voi mi hanno chiamato chiedendo spiegazione per quanto riguarda alcune cose che vado a dire. Intanto perché ci troviamo essenzialmente tra addetti ai lavori, quindi tutti i dirigenti, tutti i tesserati, se non magari 5-6 persone che sono qui ad ascoltare per farsi un'idea di Fratelli d'Italia. Purtroppo noi abbiamo l'assessore regionale parlante che ha fatto una scelta diversa, pur essendo di Fratelli d'Italia, almeno dice di essere di Fratelli d'Italia, è stato eletto nella lista di Fratelli d'Italia, purtroppo non frequenta il partito regionale, non partecipa al coordinamento regionale ed è una sua scelta, noi non è che possiamo obbligarlo a frequentare il partito, ecco per esempio questa sera manca qui, ci sono tutti, manca solo lui, ma d'altro canto sono 4 anni che non partecipa all'attività del partito, non sappiamo questa sua scelta da che cos'è dettata, certo è che crea un po' di problemi, perché noi dobbiamo stare attenti anche al nostro comportamento, perché la gente vuole Fratelli d'Italia, vuole Giorgia Meloni, aderisce al nostro partito perché rappresentiamo un po' la serietà nell'ambito della politica nazionale e, se mi permettete, anche nell'ambito della politica regionale. Per cui alcuni comportamenti di alcune persone di Fratelli d'Italia non vanno nella direzione giusta secondo lo statuto e secondo il regolamento di Fratelli d'Italia. È ovvio che poi ci saranno dei momenti in cui queste cose saranno discusse e valutate. Non ultimo, io spero e mi auguro fra 10 giorni di convocare il coordinamento regionale a Campobasso, e quello è l'organo preposto per discutere di questo e anche altro. Però siccome molti di voi mi hanno chiesto ma perché l'assessore non viene, perché e altre domande ancora, è giusto che sappiate che Pallante ha fatto una scelta diversa, quella di andare un po' per fatti propri, per cui diciamo da parte nostra non possiamo fare altro che riferire queste cose ai dirigenti nazionali. Come pure questo comportamento di Pallante che si è appiattito sulle posizioni del presidente della giunta regionale in qualche modo ci penalizza un poco, perché voi sapete tutti che noi come partito, come Fratelli d'Italia, abbiamo assunto una posizione critica, direi ultimamente molto critica nei confronti del presidente della giunta regionale. D'altro canto voi che vivete il territorio, probabilmente come me, se non più di me, con chiunque parlate, insomma, sentite parlare in un certo modo del presidente della giunta regionale. Quindi questo appiattimento da parte di un rappresentante di Fratelli d'Italia a fianco al presidente De Toma, insomma, non ci aiuta molto. Per fortuna abbiamo due consiglieri regionali, Aida Romagnoli e Michele Iorio, che sono in netta contrapposizione, stanno all'opposizione e quindi seguono la linea politica del partito regionale. Poi, siccome molti di voi me l'hanno chiesto, io non posso non fare un passaggio sul comunicato stampa che c'è stato qualche giorno fa di Michele Iorio, perché ha creato un po' di dibattito, un po' di subbuglio anche nel nostro ambiente, tant'è vero che il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia di Campobasso ha ritenuto rispondere sul giornale.
Allora, vediamo un po' come funziona. Questo lo dico non per tanto per noi stretti addetto ai lavori, ma lo dico un po' per anche per quelli, per coloro i quali si avvicinano un po' a Fratelli d'Italia o si sono entrati e hanno aderito al partito da poco. Vediamo come funziona. La linea politica del partito è dettata dal coordinatore regionale del partito, che è di nomina di Giorgia Meloni. Piaccia o non piaccia, queste sono le regole di Fratelli d'Italia. Il coordinatore regionale, sentito il coordinamento regionale, è formato da 25-30 persone, alcuni ci fanno parte di diritto al coordinamento regionale, altri sono stati nominati. Ecco, il coordinatore va nel coordinamento, si discute della linea politica e si esce con un'unica linea, con un'unica direttiva. Quindi non è possibile andare sui giornali. Io ripeto, questo lo dico soprattutto per chi si avvicina per la prima volta a Fratelli d'Italia e magari ricopre anche un ruolo di responsabilità. Non è possibile andarsi a beccare sui giornali. Fratelli d'Italia è un partito serio, deve uscire sempre solo con una sola voce. Fermo restando che gli amministratori, i consiglieri regionali ancora di più, possono rilasciare interviste, dire qual è il loro pensiero, possono benissimo farlo, però non è possibile beccarsi sul giornale, perché poi ci sono delle critiche al partito. Dopo sicuramente Michele Iorio chiarirà questa cosa, però vi dico quello che ho capito io leggendo l'articolo. Mi sembra che Michele Iorio abbia detto: io ho dato la mia disponibilità a candidarmi Presidente della Regione, l'ho data al mio partito, l'ho data alla coalizione. Se accettano, eccomi qua a disposizione, metto a disposizione della coalizione la mia esperienza. Se non vogliono, insomma, mi faccio da parte. E ha detto un'altra cosa che nessuno ha valutato nell'intervista sempre, perché spesse volte poi si va a sottolineare la parola e non i concetti politici importanti. Ha detto: secondo me bisogna aprire pure ai movimenti civici. Naturalmente questa è una mia idea che porterò all'interno del partito, mi confronterò all'interno del partito e cercherò di convincere il partito che questa linea è la linea giusta. Non mi sembra che abbia detto qualcosa di trascendentale, credo che sia una posizione legittima di un consigliere regionale che può benissimo esprimere la propria idea. Quindi la linea politica ufficiale del partito oggi, la linea ufficiale del partito di Fratelli d'Italia nella nostra regione è questa. La ripeto per l'ennesima volta: Fratelli d'Italia ha una posizione molto critica nei confronti del presidente della giunta regionale, molto molto critica. Noi riteniamo che ha deluso profondamente, riteniamo che non ha fatto delle cose che doveva fare, riteniamo che non ha mantenuto gli impegni anche con il nostro partito, speriamo che il suo partito, cioè che Forza Italia, non lo proponga al tavolo di discussione che c'è a livello regionale. Nel momento in cui Forza Italia lo proporrà come candidato alla presidenza della giunta regionale, vuol dire che Fratelli d'Italia è il coordinatore, riunisce il coordinamento, ne discute e prenderà posizione. Quindi oggi noi abbiamo una posizione critica nei confronti di Toma e di tutta la sua giunta. Oggi Fratelli d'Italia ha un obiettivo che l'abbiamo detto più volte, lo ripetiamo pure questa sera, quello di rafforzare il centrodestra, di ricostruire il centrodestra. Guardate, mi raccomando a questa cosa, perché la dovete anche riferire agli amici sul territorio. Il centrodestra alla regione Molise non esiste. Toma non è supportato dal centrodestra. Toma è supportato da 10 consiglieri regionali. A Mena Calenda gli ha fatto fare l'assessore, a quello gli ha fatto fare il segretario, a quell'altro gli ha fatto fare un'altra cosa, ha raccimolato 10 voti che gli servono per stare a galla, e queste sono le situazioni. Ma come fa a parlarsi di centrodestra quando ha 2 consiglieri regionali all'opposizione, un altro 2 consiglieri regionali sbattuti fuori perché Toma ha cambiato le regole del gioco durante in corso d'opera? La Lega l'ha sbattuta fuori,
L'UDC con Micone è all'opposizione di Toma, ma scusate, ma dove sta questo centrodestra che sostiene Toma? Non esiste. Allora, siccome noi siamo persone serie e siamo responsabili, stiamo cercando di ricompattare, ricostituire, indipendentemente dall'attività regionale, di ricompattare il centrodestra. Quindi abbiamo fatto un tavolo regionale, al momento composto da quattro partiti, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e UDC, e stiamo cercando di coalizzarci quanto più è possibile. Con quale obiettivo? Con l'obiettivo di andare a individuare un programma credibile e dal punto di vista politico, una volta che ci siamo ricompattati e ci siamo chiariti tra di noi, aprire al centrodestra, aprire ai movimenti civici. I movimenti civici esistenti nella nostra regione non sono né di sinistra né di destra, non esiste un movimento civico che fa parte di sinistra o fa parte della destra, se è movimento civico è movimento civico, e noi con quelle persone dobbiamo andare a parlare. Presidente, ci dobbiamo parlare. Ci dobbiamo parlare, perché da soli non si va da nessuna parte, c'è la necessità di stare insieme e di condividere un programma. Di condividere un programma per la nostra regione. Quindi io credo di aver detto tutto. Ribadisco ancora una volta della necessità da parte di chi entra nel partito di rispettare le regole del partito. C'è uno statuto, ci sono dei regolamenti, chi non rispetta lo statuto, chi non rispetta il regolamento, di fatto è fuori dal partito. Poi ci saranno i momenti opportuni, i momenti giusti dove queste cose verranno fuori, però chi entra in Fratelli d'Italia accetta il leader Giorgio Meloni, accetta l'ideologia di Fratelli d'Italia, ma accetta al contempo anche lo statuto e il regolamento. Diciamo che lo so che non sono simpatico a tutti e non sono, diciamo, in qualche modo... non sono un personaggio facilmente, diciamo, che scende facilmente ai compromessi, quindi ci sono delle persone che hanno tentato in questi 4 anni e mezzo di farmi commissariare, ci sono andati a Roma, il problema è che ci è andato pure il Presidente della Giunta, che non è manco nemmeno di Fratelli d'Italia, capito qual è il problema? Commissariato di Sandro da fastidio, di Sandro qua, di Sandro là, è stato fatto? Come si? Io sono ancora qui, ho riavuto la fiducia di Giorgia Meloni, andiamo avanti, io sono responsabile di fare i nomi per quanto riguarda le candidature a Presidente, per quanto riguarda le candidature politiche, per quanto riguarda la lista regionale la faccio io, e chi non rispetta le regole del partito e lo statuto del partito starà fuori. Forse non ci siamo ben capiti, questo sarà... Comunque, non potevo non fare questi passaggi su queste due situazioni critiche all'interno del nostro partito, però ripeto, non abbiamo timore di fare dei confronti, e comunque vi dico che qui in questa sala c'è il 95% del partito, purtroppo il 5% sta fuori, però speriamo che si possano riavvedere, o almeno qualcuno di loro si possa riavvedere. Per il resto chiudo dicendo che quando sul territorio succede una discussione, Della Porta che cosa doveva fare? Ha letto l'intervista di Michele Iorio? Ha qualcosa da dire? Chiama Michele Iorio. Scusa, l'ha chiamato 100.000 volte per le cazzate, chiamalo. Dici, scusa Presidente, ma perché hai detto quello? Ma sei stato tu o il giornalista ha aggiunto qualche frase, qualche parola? Non vuoi chiamare Michele Iorio? Chiama il coordinatore e dici, scusa Filoteo, hai letto l'intervista di Michele Iorio? Tu che ne pensi? Secondo te dobbiamo fare qualcosa? Dobbiamo fare una precisazione? Dobbiamo fare una riunione in riferimento a quelle dichiarazioni? Così ci si comporta all'interno di un partito serio, non che si va sul giornale, perché poi molti di voi mi hanno chiamato dicendo, Filoteo, perché non rispondi a Costanzo Della Porta? Ma non posso farlo, mettiamo a fare tarantella sopra i giornali? Quindi non potevo non dire queste cose. Naturalmente oggi qui in mezzo a noi ci sono i responsabili dei dipartimenti regionali di alcune cose, alcuni dipartimenti funzionano molto bene, ne sentiremo qualcuno, altri funzionano meno bene a livello nazionale,
però insomma sentiremo qualcuno di loro, c'è stata l'agricoltura che mi sembra che funziona abbastanza bene, ci darà le ultime novità, non so il turismo, Tonino, se c'è stata qualche novità, poi insomma non vi fate chiamare, chiunque può parlare, chiunque può dire la sua su queste cose, su altre, come ritenete opportuno. Va bene? Grazie. Allora, non vi fate chiamare, cominciamo... Io volevo fare solo una domanda, sì. Collegando un po' a quello che hai detto, che sorge spontanea una domanda. Forse da quello che hai detto sorge spontanea una domanda, forse data come si pone da quei fronti, ecco, alcuni giusti dall'operato del presidente Thomas. Ancora non si pronuncia. Ho capito, ma diciamo. Vabbè, mica possiamo aprire. Adesso che ci sarà la discussione al tavolo politico, effettivamente ha un giudizio positivo oppure. No, non si pronuncia, non si pronuncia. Non si pronuncia da nessuna parte. Penso che sia presto. Prego Presidente, magari parliamo da qua così. Lucia, venite avanti, Franco. Sì, sì, grazie. Guarda, stanno le altre. Buonasera a tutti. Ci sono, mi sa, ci sono, sì, sì. Prego. Seguo la introduzione, tu sei. No, troppo sono appena arrivato. Se non sapete chi sarà, sentirai. Va bene. Niente, grazie, vorrei ringraziare innanzitutto Filoteo per questa iniziativa, ringraziare gli amici di Agnone che l'hanno sollecitata e l'hanno voluta, ci sono persone che conosco da tanti anni e io credo che in quest'area abbiamo il dovere di dare delle risposte serie e concrete, perché parliamo di un'area, di un territorio come quello di Agnone, ma come quello dell'Alto Molise, che in maniera storica, quando ha deciso di sposare o sostenere una parte politica, l'ha fatta e l'ha portata alla vittoria. Questa nella storia recente è sempre accaduto. Per tagliare subito la questione delle liste civiche, vorrei dire che per quanto mi riguarda io sono sempre stato eletto con le liste civiche. Progetto Molise, Molise Civile, insomma, iniziative di vario genere che in qualche modo hanno supportato un centrodestra che è stato quasi sempre, direi sempre, vincente. Tranne che per l'esperienza nella quale il centrodestra si è spaccato, letteralmente diviso, per alcune persone che hanno optato per il centro-sinistra di frattura, e qualche disguido nella formazione delle liste di Fratelli d'Italia ha dato la impossibilità di poter avere addirittura una lista di Fratelli d'Italia, allora era anche importante come presenza nella competizione elettorale, e non c'erano le famose liste civiche, tranne Molise Civile, mi pare, insomma, che in qualche modo potessero supportare sul piano elettorale la nostra proposta. Se questo lo aggiungete poi a tutte le storie che sono successe, che non ripeterò stasera, le diremo in campagna elettorale come fatto storico, del perché siamo andati alla elezione dopo averla vinta per la terza volta è stata annullata, lo vedremo. Faremo un discorso per spiegarvi anche le ragioni di quell'annullamento e quanto è accaduto nei miei confronti da quel momento in poi, perché non bastava avere l'annullamento delle elezioni, ma bisognava distruggere politicamente il candidato di centrodestra che ero io per le elezioni che sarebbero state quelle che poi alla fine frattura vinta, grazie anche a tutta una serie di altre situazioni. Questo per dirla con chiarezza nei confronti di chi avesse dubbi o avesse... c'è stato più di qualcuno, cominciando dal segretario provinciale di Campobasso, che in maniera inopinata, senza essere interpellato direttamente da nessun altro, credo, senza aver chiesto ragioni di che cosa stava accadendo, invece di vergognarsi di quanto sta accadendo alla Regione, perché abbiamo un assessore che ha deciso da solo, non solo di fare l'assessore, ma di isolare assolutamente il resto del centrodestra, ritenendo di dover essere l'unico testimone di quel partito per l'unico fatto di aver vinto le elezioni da solo, le elezioni regionali, per una manciatina di voti. Tant'è vero, ve lo dico,
chi non lo sapesse, io e Aida abbiamo chiesto di essere iscritti al gruppo di Fratelli d'Italia, ci è stato negato l'iscrizione perché il capogruppo statutariamente ha il diritto di dire di no, e quindi in effetti non è stato possibile nemmeno entrare nel gruppo. Poi il gruppo, costituito da una sola persona, diventa il motivo per il quale altri non avrebbero diritto di parola. Quindi prima uno si difende se stesso, dopodiché diciamo, accusa gli altri di essere fuori dal partito. Queste sono beghe di basso livello che credo non ci debbano proprio più appartenere. Io l'ho detto in questa occasione e non lo ripeterò mai più. Siamo veramente di fronte ad una sfida epocale nella quale abbiamo bisogno di parlare d'altro, abbiamo bisogno di parlare di programmi, abbiamo bisogno di parlare di iniziative, abbiamo bisogno di parlare pure di storia amministrativa di questa regione, quando questa regione ha guadagnato qualche spazio in progresso, in economia, in infrastrutture, quando ha governato il centrodestra, questa regione è uscita dall'obiettivo 1 e è andata nell'obiettivo competitività, abbiamo avuto pure dei problemi. Adesso è ritornata nell'obiettivo 1, cioè nell'obiettivo delle regioni più depresse, primo esempio in Europa, se non l'unico esempio in Europa, in cui invece di seguire una strada in crescita, una regione torna addirittura indietro. Questo è stato il risultato del governo di centro-sinistra, è stato il risultato di frattura ed è stato il risultato di tutte quelle emanazioni di frattura che oggi governano la regione, a cominciare dall'assessore, per finire con i funzionari, ma c'è qualche dirigente che lo sapete, perché non lo sa, lo dico io, che governa molto più del presidente della regione, che era la segretaria particolare di Frattura. Quindi, detto questo, credo che si dice tutto. E vi faccio pure l'esempio di un argomento attuale, perché vorrei dire tante cose, ma le diremo in altre occasioni. Sui mancati raggiungimenti delle scelte programmatiche che il centrodestra aveva portato avanti, quella famosa dell'autostrada è una, ma poi ci sono state quelle della sanità, è due, ma poi c'è un esempio che succederà in questi giorni, il trasporto pubblico locale. Bene, il trasporto pubblico locale, la qui presente consigliera Aida Romagnolo, che presiede la terza commissione consiliare, ha scoperto gli altarini di una scelta politica sbagliata, che è stata quella portata avanti dalla giunta Toma e anche dall'assessore Pallante. Sbagliata perché? Per una serie di considerazioni che non vi dico, però vi faccio per capire quanto sia di centrodestra il governo Toma, vi faccio questo esempio. Io, come centrodestra, quindi a nome di tutti, i consiglieri regionali del centrodestra e i partiti, quindi Forza Italia, Fratelli d'Italia, soprattutto Alleanza Nazionale e quant'altri, decidemmo di fare nel Molise quello che non era stato fatto ancora in nessuna regione d'Italia, eliminando i concessionari piccolini che in qualche modo non erano più compatibili con le nuove norme sui trasporti, e abbiamo fatto la scelta del lotto unico regionale, mettendolo a gara e avendo un risultato economico molto favorevole. Lotto unico, gara, offerta di gara, aggiudicazione della gara, che è stata aggiudicata all'attuale ATM. Aggiudicata la gara, da quella gara ne veniva un risparmio di 4 milioni di euro l'anno, dico 4 milioni di euro l'anno in meno, perché l'offerta era stata a ribasso. Il giorno che sono andato via dalla regione, il giorno prima, è stato firmato, cosa che feci fare al dirigente, il quale era riluttante perché aveva già avuto l'avvertimento di frattura, già eletto presidente, a dire non firmare la gara perché dobbiamo rivedere un po' tutto. Ha firmato il contratto, io sono andato via, sono stati fatti dei ricorsi e sulla base di alcuni cavilli di carattere giudiziario ma di scarsa rilevanza, quella gara comunque è stata annullata. Che cosa fa un'amministrazione, diciamo, attenta? La gara è annullata, la ripete, anche perché risparmierebbe 4 milioni di euro l'anno. Invece Frattura no, non l'ha voluta ripetere perché voleva fare due lotti, pure Frattura
poi capiamo perché vogliono fare pure questi qua, e doveva fare due lotti per dare, perché era una risposta contraria a quella del centrodestra, che invece aveva deciso un solo lotto. Tra parentesi, amici dell'Alto Molise, dividere in due lotti significa fare un lotto per la provincia di Isernia e un lotto per la provincia di Campobasso, cioè fare un lotto forte economicamente e un lotto molto debole dal punto di vista della sostenibilità, che diventerebbe il lotto della provincia di Isernia, sganciato letteralmente dall'aspetto funzionale del trasporto unico. Allora, secondo voi, dovendo scegliere il presidente Toma quale linea adottare, magari all'indomani delle elezioni, il centrodestra se sarà informato, centrodestra ne vuole uno, centrosinistra ne vuole due, non ha combinato niente, ha perso 5 anni, tu che decidi? Secondo voi che decideva Toma? Decideva per Iorio o per Frattura? Frattura. No. E quindi ha deciso per il lotto duplice, il doppio lotto. Ha avuto le botte, diciamo, il consiglio regionale, e furono proprio le botte che ha avuto il consiglio regionale, perché andava solo su questa proposta, che è stato nominato l'assessore Parente, perché il voto necessario per poter bocciare il lotto unico in consiglio regionale, quindi essendo stato spostato in giunta, è andato. Quindi, per chi leggerà le storie che affronteremo in consiglio regionale su questa storia, sappia come sono andate le cose e perché sono andate in un verso anziché in un altro. Io non voglio dire altro, perché qui dovremmo parlare di tante cose. L'unica cosa è che credo che il partito al quale ho deciso di aderire già da tempo, già dalle europee, insieme all'onorevole Fitto, è un partito che sicuramente sta raccogliendo dei consensi straordinari a livello nazionale, ma deve crescere tanto in questa regione, perché c'è tanta disponibilità ad entrare, a collaborare, a partecipare, per cui queste dispute sui giornali sono l'ultima cosa che ci possiamo permettere. Una cosa è certa, e scusate se aggiungo anche il particolare personale, quando ho deciso di aderire a questo partito dopo averlo sostenuto alle elezioni europee, a Roma ho chiesto una sola garanzia: io aderisco al partito ma sono contro Toma, è quello che sta facendo Toma. Il partito mi ha detto: non c'è nessun problema per quanto ci riguarda, vai avanti. Questa è la storia della mia adesione convinta ad un partito che sicuramente sarà un partito nuovo per questa regione, perché potrà avere tanti supporti nuovi, tante persone che condividano le stesse idee, gli stessi programmi, le stesse iniziative, ed un partito che sa anche essere partito di governo. Quando si è partito di governo si dialoga con tutti, con la società civile, con gli altri partiti di centrodestra. Certo, qui nessuno pensa di fare un accordo con il PD e i 5 Stelle, anche perché, a parte che se io credo di essere stato abbastanza chiaro su quello che penso sul governo di centro-sinistra, ma lo penso pure sul governo di cosiddetto centro-destra, il governo attuale. Ma non ci pensano neanche il PD e i 5 Stelle a fare un qualche accordo con noi. L'apertura è nei confronti di persone che non si sentono di appartenere a un partito, ma che vogliono, a prescindere dalla loro storia personale, condividere un programma ed un progetto. Ma di questo parleremo, come ha detto Filoteo, prossimamente all'interno del partito. Poi chiarisco solo questo e basta. A 74 anni, e c'è qualcuno che, soprattutto un certo Rocco, che non so chi sia, sembra che sia il segretario di Pallante, ha fatto un articolo oggi dicendo che io ho 74 anni, quindi quando arriverò alla fine della prossima legislatura ne avrò purtroppo 79. Non so se non voglio fare scongiuri, però mi ha allungato, che dovrà vedere che succede, che non è detto come si vede, ma anche la mano. Scherzo, ma comunque, insomma, siccome ci sono questi fraintendimenti che ogni tanto arrivano, io vi voglio dire questa: alla mia età e con la mia esperienza, essendo stato deputato, essendo stato senatore, essendo stato presidente della regione rieletto 3 volte, non 2, 3 volte,
consecutive. Io credo di poter esprimere questa volontà insieme al partito di ripropormi, data la situazione attuale del Molise, ma se questo non dovesse essere, la coalizione non dovesse condividere, se ci fossero motivi ostativi che rileviamo nel dibattito, eccetera, io sono pronto a farmi indietro, non c'è bisogno che mi candidi perché non devo ricercare posti di onore o di responsabilità, voglio offrire la mia responsabilità, la mia esperienza a questa regione. Se non è possibile, farò il nonno perché ho 7 nipoti, quindi c'è un molto da fare. In politica allora chi altro, prego, non vi fate chiamare per favore, facciamo la Aida, vieni, ti ha rubato la corona, sì. Un attattino, ma gliela cedo volentieri. Buonasera a tutti, un ringraziamento al coordinatore Filoteo Di Sandro che ha inteso organizzare questo incontro in questa meravigliosa città di Agnone, che io veramente è come se mi sento a casa mia quando sto qua, perché è così bella che credo che sia il cuore della nostra regione. E un saluto particolare ai cari amici di Agnone, davvero buon avvento. Come accennava prima il presidente Iorio sul piano dei trasporti, noi siamo ormai al quarto anno di legislatura e ormai è evidente, è sotto gli occhi di tutti, diciamo, l'immobilismo, più che immobilismo forse sono stati fatti più danni che altro di questo governo regionale. In 4 anni non è stato preso un provvedimento a favore del territorio, un provvedimento a favore dei cittadini molisani. Michele accennava al piano dei trasporti. Per la prima volta come commissione ho chiamato in audizione i concessionari, ovvero le ditte dei trasporti. Ho convocato la Camera di Commercio, i sindaci dei comuni più grandi e praticamente sono emerse delle criticità molto grandi ed evidenti su questo piano dei trasporti, perché il piano dei trasporti deve garantire il diritto alla mobilità dei cittadini e invece questo non è stato fatto, sembra quasi che si vogliono portare avanti gli interessi di qualcuno o di qualcosa. E quindi facendo un'analisi di tutte queste risultanze che sono venute fuori dalle audizioni, ho mandato il piano in consiglio regionale senza il parere, quindi io mi sono astenuta. Domani probabilmente verrà chiesta la discussione del consiglio regionale, c'è la scadenza, il 31 maggio doveva essere comunque portato, altrimenti si rischia di perdere i finanziamenti, e credo che questa volta la nostra linea vincerà, perché il terzo componente l'abbiamo raggiunto. Quindi, ecco, quindi questo vuol dire che si seguirà la linea che porterà avanti comunque l'azione per difendere i cittadini e per dare al territorio i giusti collegamenti che necessitano. Come diceva il coordinatore, adesso inizieremo con una serie di cose sul territorio, questa sia una cosa molto positiva, perché avremo il modo di far partecipi anche i cittadini, tanti simpatizzanti della linea del nostro partito, che comunque credo che è l'unico partito che possa garantire un fattore, l'obiettivo di crescita ai cittadini molisani e la tutela del nostro territorio, cosa che non ha fatto nessun partito fino ad oggi. Siamo un partito dove anche i cittadini sono partecipi anche loro e sono dei protagonisti, non sono solo degli oggetti. È un partito sempre a difesa dei più deboli e questo lo dimostriamo anche nel Consiglio regionale con la nostra vita. Grazie a tutti e arrivederci. Sì, per chi non mi conoscesse, Luciano Paduano, vengo da Termoli, anche se sono nativo di Fosolo, quindi comunque della provincia. Non voglio essere polemico, voglio dire solo che il nostro partito cresce, io sono uno di quelli dell'1,8% nazionale, 8% nel Molise, quindi sono uno della prima ora di Fratelli d'Italia e posso dire che se cresciamo è perché arrivano nuovi, se no saremo sempre a quell'1,8%, e la dimostrazione è proprio Termoli, dove qui c'è il capogruppo Antonio Di Brino, che abbiamo eletto 2 consiglieri comunali di Fratelli d'Italia perché sono entrati nuovi, altrimenti saremmo rimasti là a fare una lista
di appoggio al sindaco e se no avremmo eletto un consigliere. Invece abbiamo due consiglieri e un assessore a terra. E penso che alla prossima saremo anche di più. Ma questo tutto perché? Perché entra gente e bisogna essere bravi. Quando accogliamo ospiti a casa, io penso che tutti quanti siamo cordiali. Quando si avvicina qualcuno al nostro partito, dobbiamo essere cordiali lo stesso. Se due consiglieri regionali entrano nel partito, una persona non può dire no, non mi piaci, non ti faccio entrare nel gruppo. Questa è una cosa gravissima, questa è l'unica polemica che voglio fare e spero che nel prossimo coordinamento regionale questo fatto venga messo anche nero su bianco, perché non si può sopportare più questo affronto che fanno al partito tutto, a cominciare dai consiglieri regionali ma anche al coordinatore regionale del partito. E poi non ci scordiamo che c'è Massimiliano, che pure lui entrò in Fratelli d'Italia come consigliere regionale, o no? Come consigliere regionale, i torti di Toma, a noi di Fratelli d'Italia ci aspettava il vicepresidente della regione, a prescindere dal risultato elettorale. E invece dopo 2 anni e mezzo abbiamo preso l'assessore ai trasporti. Cerchiamo di... Io spero che qua ad Agnone nasca veramente un bel gruppo di Fratelli d'Italia e c'è da premettere che Filoteo mi ha nominato responsabile regionale dell'organizzazione, quindi per qualsiasi cosa ci sia bisogno da organizzare qui sopra, sul territorio, io sono a disposizione, d'estate un po' meno, però per le campagne elettorali, per qualsiasi aiuto possa necessitare qui ad Agnone, io sono a disposizione. Spero che qui riuscite a creare un bel gruppo e che tutti insieme seguiamo le linee di partito dove c'è un portavoce, c'è un coordinamento, rispettare quelli che sono i ruoli, perché così andiamo avanti. Grazie e buonasera. Allora saluto tutti, mi presento a chi non mi conosce, sono Francesco Baccani, sono medico a Termoli e Filoteo, ho voluto avere la fiducia nell'assegnarmi il Dipartimento Regionale della Sanità, che è un dipartimento che piange perché ricorda il passato, ricorda quando c'era Michele, dove si aprivano ambulatori dappertutto, dove la sanità era presente in maniera capillare ovunque, quando noi da Termoli mandavamo i nostri pazienti, perché vi parlo anche da medico, i nostri pazienti ad Agnone, perché il dottor Paoletti in giro non si sa, perché non fa comodo che si sappia che nella sanità pubblica del Molise c'è un punto di eccellenza per quanto riguarda la reumatologia a livello nazionale, perché il livello qualitativo della reumatologia agnonese è conosciuta fuori, ma nel Molise non è molto diffuso. Questo è tutto frutto, così come l'emodinamica a Termoli, così come oggi io ho bisogno di fare un intervento di colecistectomia personalmente. Sono andato dai colleghi chirurghi termolesi e mi hanno detto: senti Fra, te lo dobbiamo fare da sveglio l'intervento, non ti possiamo addormentare. E detto perché? Perché non abbiamo anestesisti, non abbiamo anestesisti e poi ci devi dare una mano durante l'intervento perché non abbiamo neanche personale. Quindi a questo punto io sono costretto, per non andare a casa del diavolo, ma innanzitutto per non tradire il Molise, per non far dire che un politico molisano si è andato a operare fuori regione, sono costretto a rivolgermi al privato. Ciò era impensabile ai tempi di Michele Iori. Noi avevamo un ospedale a Termoli che era veramente qualcosa di eccezionale. E quando parliamo di sanità, non parliamo solo di malattie, parliamo anche di turismo. Perché noi tra Campomarino e Termoli abbiamo avuto una presenza notevole di turisti
non mordi e fuggi, quelli che vengono con la mappatella la mattina e se ne tornano la sera a casa loro, ma di gente che ha investito in immobili, gente che veniva a fare un mese di vacanza a Termoli perché sapeva che, a differenza di Vieste e Rodica Arganico, se gli fosse venuto un coccolone, un appendicite o qualsiasi altra patologia acuta, aveva un ospedale degno di questo nome a portata di mano. Allora oggi io soffro purtroppo l'obbligo di dover stare zitto nei confronti di questa struttura regionale sedicente di centrodestra, perché, come ha spiegato benissimo Michele, c'è soltanto un segnaposto, c'è soltanto qualcuno che sta lì per non far prendere il posto a qualcun altro, c'è qualcuno che è venuto fuori dal cilindro quando a un certo punto nelle zone del mago di Pozzilli, e sottolineo, si parlava del giudice Di Giacomo, che era un teoretico del Partito Comunista. Talune forze locali ci avrebbero addirittura propinato un teoretico, per quanto una persona di elevata cultura, un teoretico del Partito Comunista. Quindi, noi di fronte a questa situazione del peggio va, meglio va, dovremmo dire basta. Dovremmo dire basta, ma innanzitutto partendo dal nostro partito. Perché di fatto noi abbiamo subito, non per nostra negligenza, per noi presenti, ma un'operazione cavallo di Troia. Un'operazione cavallo di Troia dove siamo stati infiltrati da persone che, pur essendo sindaci di comuni non da 150 abitanti, sindaci del Basso Molise, che non al singolo candidato, ma al partito del quale facevano parte e fanno ancora parte di un direttivo nazionale, e il loro merito, quello che è stato un riconoscimento al partito che li ha fatti così salire durante le politiche del 2018, sono stati, udite udite, 40 voti. Al comune di San Giacomo il nostro partito ha raccolto 40 voti, quindi questo più quello che è stato detto che succede in regione fa ben capire che noi dovremo essere molto attenti nelle combinazioni di tutte le liste possibili e immaginabili, da quelle comunali ad andare su, perché non c'è più possibilità di sbagliare, dopodiché alla fine questo è l'ultimo treno che ci passa. Per cui io rimbiango, ma non smetto di sperare che ci possa essere ancora Michele Iorio alla guida di questa regione. Grazie. Ex sindaco, No, io innanzitutto ringrazio il partito, ringrazio la figura di Filoteo che ha raccolto l'invito, sebbene, come abbiamo avuto modo di confrontarci quel sabato mattina, era da un po' di tempo che non ci frequentavamo politicamente, è bello dirlo, è giusto dirlo ed è bene farlo presente. E abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando, è vero che è una riunione di partito, è vero che è una riunione per gli addetti ai lavori, però per chi ha rappresentato quest'area e che ancora ha dei ricordi da un punto di vista amministrativo, magari anche in questa sede, quando si torna a parlare di politica in maniera aperta, in maniera pubblica, liberamente, perché un po' per pandemia, un po' per disaffezione, ormai non si parla più di niente, piacerebbe sentirsi dire qualcosa di diverso. Non è assolutamente una critica, ma prendetela come un invito. Su quest'area, sul territorio agnonese ma alto molisano, noi quantomeno come ex amministratori ne abbiamo sentite tante, ne abbiamo viste tante, e purtroppo di treni
che sono passati, gli ultimi treni ne abbiamo visti sfrecciare talmente tanti che ormai non c'è rimasto nemmeno più il ricordo del rumore, la luce in fondo al tunnel forse non l'abbiamo più, si è spenta pure la lampadina. E questo è un malcontento che poi si ripercuote anche a livello elettorale, perché giustamente perché venire a votare, perché continuare a dare preferenze su chi parla, su chi dice, su chi promette, e poi alla fine la situazione è sempre la stessa. Dico questo perché noi con convinzione e con ferma volontà abbiamo aderito a questo partito, che un po' forse è l'unico partito, assieme al PD, sono quelli che per una struttura, per una storia, hanno dimostrato di superare le persone e di andare avanti con ideali, con comportamenti retti. Questo è un po' l'aspetto positivo che a noi ci spinge, come rappresentanti di area, ci spinge a sperare e a credere che qualcosa possa cambiare. Però va affrontata, quindi noi lo diciamo come vogliamo essere propositivi su questo, non critici, o meglio, in maniera critica propositiva, va affrontato un argomento che possa dare rilancio. Noi ormai non stiamo più a zero, e lo dico con cognizione di causa, non abbiamo nulla da perdere forse, non abbiamo posti elettorali, non abbiamo richieste elettorali, non abbiamo nulla, se non quello di dire abbiamo amministrato fino ad un anno fa, non siamo completamente disinteressati a quest'area, perché altrimenti sarebbe stati disinteressati anche durante il mandato amministrativo, invece no, ci tenevamo allora e ci teniamo adesso. Dovremmo cercare di seguire meno la politica su Facebook e cominciare a ragionare in termini di programma elettorale che possa anche nell'immediato scontentare qualcuno, che possa anche nell'immediato non aderire a quelle che sono le voci della maggioranza dei like, ma che possa nella prospettiva di 5-10 anni portare a quell'inversione di rotta, perché ormai qui siamo veramente ai minimi, e non parlo dell'ospedale, ma parlo di tutta una serie di mancanze, parlo di tutta una serie di mancate risposte che noi abbiamo avuto anche, e mi riallaccio brevemente, dall'attuale governo regionale, perché noi abbiamo avuto 2 anni di frattura, 2 anni di toma, per noi la situazione non è cambiata, ma non perché ci dovevano dare, ma quantomeno sotto forma di dialogo. Siamo espressioni di centrodestra, chi ci rappresenta, almeno sulla carta, espressione di centrodestra, ci doveva essere, secondo noi, non dico una corsia preferenziale, ma quantomeno una possibilità di ascolto diversa. Non nell'interesse del singolo, perché ripeto, non abbiamo mai avuto pretese personali, ma nell'interesse della collettività. Però tutto questo non c'è stato. Oggi alle problematiche già note, già ataviche dell'ospedale, sappiamo che l'ospedale, e mi rilascio al presidente Dio, l'ospedale non tornerà più come prima, poi anche per una funzione diversa che è la medicina. Con 20 anni siamo andati avanti anche nel modo di fare medicina, però qualcosa a tutela della cittadinanza ci deve essere, cioè quando su Basso Molise, su Termoli possono andare i turisti, e io dico, ma perché noi non posso venire a farsi la dialisi? E perdiamo anche quelle persone che un tempo venivano perché qua potevano proseguire nel loro percorso medico. Quindi tutta questa serie di problematiche che ci devono far riflettere e fermare un attimo. Ok, noi critichiamo Toma, noi critichiamo tutti, però mettiamo in campo qualcosa di fattibile nei 10 anni. Vediamo un po' quello che si può realmente fare, perché noi dobbiamo convincere le persone a restare su questo territorio, anche con una prospettiva. Dico, guarda, tu domani non ce l'avrai la strada che ti collega subito sulla zona industriale, ma trattieni, perché ce l'avrai tra 10 anni. Noi invece oggi non vediamo nemmeno questo. Noi l'ultimo atto che abbiamo fatto è stato il tanto bistrattato terzo lotto della Fondovalle del Rino, ottenuto tramite fondi del CIS, un'opera, quantomeno un investimento di cui nessuno ne parla, però per noi risulta essere un argomento strategico, perché noi abbiamo un istituto tecnico industriale che sforna meccanici, la maggior parte giovani vanno a lavorare alla Val di Sangro, se ci si mette 1 ora e un quarto per andare e 1 ora e un quarto per tornare, le giovani generazioni si trasferiscono e perdiamo automaticamente
gente. Ecco lo spopolamento dove sta, con la carenza delle infrastrutture. Allora non andiamo in Abruzzo, ma facciamo in modo di collegarci rapidamente con l'Abruzzo. E il Ponte Sempio penso sia l'ultima mazzata che è stata data a un territorio, ma non per una questione di alta percorrenza, di alta densità di queste aree, perché poi, ripeto, noi però siamo abituati a ragionare con i piccoli numeri, quindi cominciamo a pensare anche a come si può e si possa intervenire su questa problematica. Su questa problematica forse raccogliamo 10.000 persone tra tutte le anime presenti tra l'Alto Molise e l'Alto Vastese. Però ci sono, però adesso sono due realtà completamente scollegate e l'economia dell'uno e dell'altro territorio, le scuole dell'uno e dell'altro territorio stanno scomparendo. Cosa sarà tra 10 anni? Perché tanto 40 milioni di euro non è che si alza la mattonella e si trovano, a meno che, abbiamo sentito dire, dei fondi della Presidia che sono andati persi. Allora no. Una parte, se mai dovessero, potremmo anche pensare di destinarla all'OFO, perché no? Insomma, io lo dico così tanto provocatoriamente. Quindi questo è il mio invito e quello che personalmente intendo fare all'interno del partito, se me ne sarà data la possibilità, l'occasione. Noi, posso dirlo, siamo a disposizione con il nostro vissuto e con quello che ci piacerebbe poter dare a questo territorio. Sì, ti ringrazio. Tenete presente che volutamente questa sera non abbiamo parlato dell'Alto Molise e delle problematiche dell'Alto Molise. Noi questa sera l'obiettivo di Fratelli d'Italia era quello di dare così una sensazione di presenza agli amici di Agnone e anche far vedere un po' come funziona il dialogo tra i dirigenti di partito, anche in una posizione critica come ho fatto io e come farà sicuramente qualcun altro. Vi posso dare un consiglio: fare un circolo ad Agnone, inserendo nel circolo di Agnone i rappresentanti dei comuni dell'Alto Molise e fare delle proposte scritte, concrete al partito e dire: caro partito, siccome stai facendo il programma per le prossime regionali, ricordati che nell'Alto Molise almeno 1, 2, 3, mi raccomando, inseritelo nel programma. Questo per essere concreti, altrimenti sono solo chiacchiere. Perché le uniche cose messe per iscritto, realizzate, non perché, voglio dire, c'ero anch'io, ma voglio dire, l'abbiamo fatto noi, tu ti ricordi che cosa avevamo previsto per l'ospedale di Agnone, eccetera. Cioè, quelle erano cose concrete. Sono passati 10 anni ed è stato fatto io. Erano ok, Eugenio. Buonasera a tutti. Innanzitutto io sono contento di rivedere vecchi amici. Lorenzo, bentornato. È un piacere di voce. La stima rimasta in Maria dalla gola e si rafforzerà sicuramente. Sono contento di avere qui una platea. Scusami, qua c'è una mezza. Sono contento di vedere qui una platea che è cresciuta in questi anni. Anch'io, come diceva Luciano, sono da tanto tempo che è partito. 1,8 diceva Luciano, beh, io quest'anno sono 25 anni che faccio parte di questo partito, ne ho 41, quindi ci sono nato, ci sono cresciuto, probabilmente ci morirò. Quello che dico è che da oggi, secondo me, dobbiamo iniziare a ragionare come se le elezioni fossero domani mattina. Dobbiamo costruire una classe dirigente che possa affacciarsi ai prossimi impegni, che sono importantissimi, perché ci sono le regionali, ci sono anche le politiche. Di più importante le regioni non c'è. Non c'è nulla, ci giochiamo tutto e siamo in Olimpia. Io dai Serni arrivo in Olimpia con poche fisce in mano, perché noi siamo usciti dalla competizione di Serni con le ossa non rotte, disintegrate. Abbiamo fatto degli errori forse anche calcolati, che era giusto commettere per quella che era la situazione politica che si era andata a costruire sui Serni dopo il quinquennio che avevamo amministrato i Serni. Però forse ci siamo arrivati anche con il piede sbagliato, con un attimo di ritardo, senza poter ragionare in maniera proficua su determinate scelte che hanno portato a una debacle. Io quello che mi auguro è di aver imparato da
dall'errore di Sernia e di potermi trovare a guardare in faccia il prossimo consiglio regionale in opposizione alla minoranza. I miei consiglieri di Fratelli d'Italia, che sono certo saranno quelli che attualmente sono già in consiglio, rafforzati, ma cresciuti in numero, e soprattutto che non siano delle figurine messe lì come una citazione che qui forse apprezzerete, un bivacco di manipoli, per alzare la mano. Questo non ci serve. Noi dobbiamo dimostrare da oggi di essere il primo partito d'Italia, perché è questo che siamo a livello nazionale. Ma a livello locale ancora non riusciamo a dare questa immagine, non la riusciamo a dare perché forse attendiamo. Io vorrei proporre di non essere più attendisti, ma di essere noi propositivi, di farci noi cavallo trainante di un centrodestra che non esiste. Lo abbiamo detto in premessa. Toma non rappresenta il centrodestra, eppure parla a nome del centrodestra. Da oggi costruiamo un percorso differente, diciamo: il centrodestra, cari signori, siamo noi, dietro di noi non c'è nulla, c'è nulla. Noi siamo già pronti ad andare alla prossima competizione elettorale con questa classe dirigente, che è incredibile e spendibile. Chi vuole essere nel percorso e vuole ricostruire il centrodestra in Molise è benvenuto. Gli altri stessero dove stanno. E se i molisani sceglieranno per loro, ben venga anche per voi, perché noi con loro non ci mescoliamo. Presentati pure. Io mi chiamo Italo Diorio, sono medico di Termoli. Non ho capito perché ho detto no, ho fatto bene. No, lo sai perché? È meglio che dico anche lui. Allora, mi è venuto Franco invece di Italo. Poi stavo dicendo, stavo pensando, volete sapere la verità? Poi glielo dico a Italo di non essere troppo lungo, perché di solito Italo quando parla dalle 2 alle 4 ore. Assolutamente non è il caso di questa sera. Io vi vorrei raccontare qualcosa di dogma che mi è successo a me, ed è stato il giorno, il primo di aprile, che non era il giorno del 15 aprile, ma era una riunione sulla sanità ed io ero uno dei rappresentanti del comitato San Timoteo di Terra. Avevo scritto anche come Fratelli d'Italia 6-7 articoli sulla sanità nostra, regionale e anche di Terra. Ebbene, che cosa è successo? Ogni volta il rappresentante di Fratelli d'Italia provinciale, dottor Diorio, eccetera, eccetera, lo scrivevo ai media, quindi sia social che i mezzi di comunicazione televisivi, e questo Tom non mi ha mai calcolato, non è che ha preso una... un giorno la cornetta mi ha detto: ma tu stai contento oppure stai facendo delle proposte insane? E non erano insane, perché vi voglio raccontare due o tre cose sempre sulla sanità. Allora io dico subito al presidente Toma che la settimana prima lui aveva rilasciato una comunicazione ai mezzi di informazione dicendo che aveva lavorato bene e che quindi si meritava la rielezione di essere presidente della Regione Molise. Al che io gli ho risposto che io ho 72 anni e quindi chi dice le corbellerie, io mi oppongo a questo perché non c'ho niente da perdere. Lui ha detto che è nonno, io non ancora lo sono, però aspiro anch'io a essere nonno. E, ho detto presidente, lei dice che ha lavorato bene, io le dico di no. Io le dico di no perché sulla sanità lei non ha fatto assolutamente niente, anzi ha peggiorato la situazione.
e ho detto così: io le voglio solo raccontare certe cose sull'ospedale di Termoli, ma anche degli altri ospedali, la carenza dei medici, che è sicuramente non solo una cosa locale ma anche nazionale. Ci mancano gli specialisti, in quanto si laureano 10.000 medici ogni anno, ma le scuole di specializzazione ne formano 6.000 o 7.000. Adesso l'hanno portato col nuovo governo a 14.000 le unità di specializzazione. Se lei vuole essere rieletto, deve soprattutto risollevarci la sanità, perché lei non ha nessuna possibilità di essere rieletto. E lui mi ha elencato le cose che potrebbe fare, che sono una presa in giro anche di quello che dice il governo nazionale, e cioè le famose case della salute. Le case della salute sono una memoria sovietica di quanto c'era Stalin e compagnia mia Berta, gli altri compagni. Una presa in giro di spreco di soldi, perché non si fa niente. Attualmente l'ospedale di Termoli è come se fosse chiuso, lo ha elencato prima il collega Franco. Arriva qualcuno, viene dirottato subito negli ospedali di San Giovanni Rotondo, di Vasto, di Chieti. Quindi non abbiamo niente, ci sono i medici che ogni mattina vanno a timbrare e si prendono lo stipendio. E questo è quello che accade a Termoli. Di altri ospedali della regione, io credo che sia quasi o anche peggio. Quindi io gli ho detto queste cose sapendo che, se vuole essere rieletto, abbiamo visto che c'è un'altra persona di valore che si vuole ricambiare. Se questo dovesse succedere, caro Michele, te la mette la mano sulla coscienza, perché la sanità è la cosa prioritaria di ogni cittadino. E dopo, se scusate se lo dico, io sono un ultra settantenne. Ecco, quando ce n'avevo 40, 50, in ospedale era sicuro che non ci potevo finire. Ma se ci vado, ecco, non ci voglio lasciare i piedi, ecco, come si dice, in una certa posizione supina. E quindi un'altra cosa che vorrei dire, e questo mi, ecco, non lo prendete come offeso, come una cosa che vi può far male a qualcuno, la dobbiamo smettere che ci dobbiamo vedere sempre prima delle elezioni, un mese prima, due mesi prima, tre mesi prima, perché dobbiamo migliorare. Si devono fare i coordinamenti provinciali, le riunioni cittadine. Per esempio, noi abbiamo a Termoli un rappresentante, un coordinatore cittadino, che non ha fatto mai una lettera, una comunicazione. Perché non queste cose? Dice Termoli fa schifo, non fa schifo, serve quello, non serve niente, non c'è. Allora, quando queste persone che ricoprono queste cariche, ecco, non fanno niente, il partito deve prendere una decisione chiara. Senti tu, visto che non hai fatto niente, ci sta un'altra persona che vorrebbe fare questo. Ad esempio, l'amico Luciano, non perché si trova qui, è uno che si dà da fare nel partito, organizza manifestazioni. Io partecipo, come partecipi tu e come anche altri partecipano, ma il resto è noi. Tu non c'eri quando io ho fatto il mio discorso, ho detto in maniera chiara che
che chi entra nel partito deve seguire le regole dello statuto e dei regolamenti che ci sono. Chi le segue sta nel partito, chi non le segue per quanto mi riguarda sta fuori. Quindi è ovvio che quello che dici, chi ha un incarico deve portarlo avanti in maniera dignitosa per a vantaggio del partito. Altre... Devo far solo una domanda. Prego. Fratelli d'Italia, per quanto riguarda, diciamo, questa legge elettorale e le varie modifiche che sono successe, come regionale o nazionale? Regionale, perché ci interessa. Come si pone in Fratelli d'Italia questa faccia? Per capire un po', oppure che ha idea di fare? No, Fratelli d'Italia non sta facendo niente, quello che ha fatto è questa maggioranza regionale che hanno fatto, è stata fatta la legge elettorale prima delle votazioni. Sbagliata, per me. O sbagliato, o comunque quelle erano le regole. In seguito a quelle regole sono state elette alcune persone, l'hanno modificata in corso d'opera, sono state mandate a casa 4 consiglieri regionali, dopodiché non l'hanno più modificata. Adesso hanno fatto l'unica modifica mettendo il limite dal 3 al 5%, limitando sicuramente la presenza di liste civiche di piccola entità. Ma Fratelli d'Italia in Consiglio regionale su questa cosa? Fratelli d'Italia in Consiglio regionale è stata d'accordo per il semplice motivo che non è che possiamo fare 2%, 1%, 3%, 1,7, 1,7, cioè un minimo lo devi dare, un minimo, e credo che il 5% sono 7.000 voti. Insomma, un gruppo che nella regione Molise non prende 7.000 voti, insomma, e poi volendo fare pure un po', diciamo, essere egoisti, a Fratelli d'Italia conviene che ci sia il 5% e non il 3 o il 2 o l'1, sì, perché i cittadini che si vogliono impegnare si vengono a impegnare nei partiti nazionali, altrimenti ognuno viene eletto a casa sua col 2% e poi vuole dettare legge. Ce ne abbiamo 100.000 di esempi anche qui in zona, ci sta gente eletta nelle liste civiche che pensa di essere un padre vero. Poi per qualche anno non leggeremo nessun consigliere. Carmoli è abituato, quindi. Carmoli è abituato e fa 33.000 abitanti, e non c'è un consigliere regionale. Meno male che è arrivata Ida, che non è arrivata da Fratelli d'Italia, residenza a Carmoli. 33.000 abitanti. Qualche caso fatti vedere, scusi, fatti vedere. Abitanti non abbiamo consigliere. Dai, continuiamo, una cosa. Per favore, chi vuole intervenire intervenga senza essere chiamato o pregato. Anche le signore si muovono. Soprattutto per riabbracciare Marco Vecchio, che ci eravamo lasciati qualche anno fa e mi era dispiaciuto il tutto, insomma, perché avevamo condiviso delle battaglie, delle cose, un gruppo, delle idee, e noi anziani, allora più anziani oggi, supportavamo dei giovani, una visione futuristica, poi succedono delle cose, poi ci si rivede, ci si riabbraccia. Le cose non finiscono. No, se c'è l'immenso. Io oggi sono un po' arrabbiato perché ho una storia personale anche, e parlo della guerra in Ucraina, no? Vorrei parlare di questo soprattutto, perché l'ultima volta che vidi la Meloni, quando andammo ad Arezzo, andammo perché dovevamo votare contro Renzi, e io votavo contro Renzi non perché avevo le idee chiare, ma perché sapevo che mio padre aveva combattuto come polacco a Cassino per la libertà dell'Europa, dell'Italia e di se stessi, e quindi vedevo violata la Costituzione. Mio padre è nato in Polonia, a Truskawiec, oggi si chiama Leopoli, Ucraina, apolite per 40 anni. Quando io gli chiedevo, ma scusa, ma perché non sei rientrato? Io non rientro con i russi, io non rientro con i comunisti. Io vorrei essere più hitleriano che staliniano. Non capivo. Oggi vedo la televisione che parla di Putin come un criminale.
Ma scusate, i vari membri del Partito Comunista non erano i figli di Putin e di Stalin? Oggi non si parla più di comunismo, si parla sempre di fascismo. Fra poco cominceranno a dire che noi siamo i sovranisti, che la Meloni non può governare perché ha delle idee strane, e cominceranno, no, è ora di finirla qui, è ora di combattere, è ora di mettere dei punti fermi sulle nostre idee, che non sono quelle del fascismo. Noi abbiamo le idee chiare di come vogliamo la nostra Italia, le abbiamo chiare, tanto è vero che siamo andati all'opposizione con un governo Draghi fortissimo, e la benzina costa mille, non so quanto, per venire qua ho dovuto chiedere in prestito 10 euro a uno, ma sono cose da pazzi. Fra poco il pane costa 6.000 lire di una volta, mi ha detto un vecchio. 6.000 lire di una volta, una pizza da pane. Ma che sono cose, veramente, ma che epoca viviamo noi? Che epoca viviamo? Allora, l'ultima volta che ho parlato con la Meloni, purtroppo mi anche rimproverò perché mi chiese, ma tu scusa, dove sei? Di Serbia. Ringrazio il tuo sindaco generale che non ci ha fatto, non mi ha fatto manco una telefonata dopo che io ho fatto la campagna elettorale. Giorgio, mi sto zitto, anche perché aveva la pancia allora, stava per partorire. No, allora, scelta di Filoteo, non lo scordo. Sì, ma è meglio quello che altre cose, perlomeno era di destra, capito? Ora, Isernia, come diceva mio figlio prima, le cose sono andate come sono andate, e dagli errori si deve risalire, si deve rinascere, cioè, e come si risale è importante. E volevo dire un'altra cosa che mi stava sfuggendo, ed è questa, che l'altra sera sentivo per televisione il nostro amico Ceccanese, l'avvocato Ceccanese, che diceva credo le stesse cose che dico io, ma in maniera proprio... Io t'ho copiato, perché questa è la realtà, questi sono i conti. Che realtà, che con chi ci scontriamo? Con Tom, non ha fatto niente. Zero, lo zero assoluto. Ma tutti, lo zero assoluto. Con questo è facile impiedire sulla Croce Rossa, ma noi li dobbiamo distruggere. Noi siamo il centrodestra, noi abbiamo le nostre idee e vinciamo, come dice il cognato della Meloni, non perché siamo bravi, perché sappiamo che cosa portare avanti. Le nostre idee le dobbiamo portare avanti. Se riusciamo in questo, l'operazione è fatta, è semplice. Grazie. Volete un'altra cosa? Io ho passato un anno come responsabile del SERT, perché sono per Fratelli d'Italia ovviamente responsabile delle tossicodipendenze con l'onorevole Bellucci, e quindi anche qui ho passato un anno bellissimo nel 1996. Grazie. Scusa, ma che noi a Termoli ce ne sogniamo la notte quando mangiamo la frittura di pesce abbondante. Sì. Ma la storia delle strisce blu a Riserva, la vita risolta? No, ancora no, pensano di averle risolto. Ma Torino del Torto, ex consigliere regionale, nostro assessore regionale, molto ex. Però circa 2 anni fa, stanco di fare un po' l'ex, e soprattutto in base alla constatazione di quello che stava diventando il territorio molisano, avendo vissuto 10 anni in consiglio regionale, poi sempre con molta passione sul territorio, insomma, ho capito che dovevo dismettere i panni dell'ex e ho aderito a Fratelli d'Italia. Ho aderito a Fratelli d'Italia quando non era ancora in questa crescita vertiginosa, ma perché ho considerato che nel panorama del centrodestra italiano
ormai c'era un solo partito che poteva essere dignitosamente oggetto di attenzione, di riflessione, e la Meloni, adesso è più macroscopico il fenomeno Meloni, ma è stata un'interprete assolutamente significativa di questo percorso di Fratelli d'Italia da quando è nata fino ad oggi, perché come ha detto lei anche recentemente, lei e il suo gruppo di amici e di dirigenti hanno lavorato. Praticamente l'impegno a fare politica in questo caso è stato un impegno reale, lucido, intelligente, che è difficile trovare in altre tradizioni politiche, in altri partiti. Quindi ho notato questa cosa e ho aderito pensando di poter dare un contributo soprattutto in termini di prospettive, di elaborazione di programmi. Ho già avuto modo di dire anche a Michele e a Filoteo che noi abbiamo bisogno di costruire un programma fondato, cioè realistico, serio, accurato per le elezioni regionali che avremo fra un anno, perché ci giochiamo la nostra identità politica e ci giochiamo anche la nostra dignità politica solo su una capacità di riaprire per il popolo bolisano una prospettiva. Noi siamo non solo poveri in termini di PIL, come si dice, di prodotto interno lordo, siamo poveri di prospettiva. L'esodo dei giovani da questa regione è tragico. Lasciano la nostra regione fra i 700 e i 1000 giovani ogni anno, da circa 8-10 anni. Il che significa che oltre al dramma demografico dei morti che doppiano i nati, c'è l'esodo e l'emigrazione dei giovani, il più delle volte laureati. Una situazione come questa è molto più grave di quelle epoche in cui i molisani hanno dovuto emigrare per andare a lavorare in Canada, in Belgio, negli Stati Uniti, in Argentina e così via. Abbiamo alle spalle 160 anni di emigrazione, non so se mi spiego. Noi siamo dei sopravvissuti in un pianeta che nel 2050 la nostra regione avrà 200.000 anni, il che significa che di queste persone la prevalenza, il 60% saranno anziani, quindi è una regione in procinto di andare al cimitero. Di fantasmi. Allora, se questa è la situazione, e io lo dico qui perché mi sento a mio agio e mi sento a casa, ma in pubblico faccio fatica a dirlo, perché sembri un terrorista. Perché uno che dice queste cose dice, ma tu mi vuoi impaurire? No, questa è la realtà. Adesso posso andarci vicino, ma lontano non ci siamo. Di conseguenza, noi dobbiamo costruire una prospettiva che rimetta al centro soprattutto questi tre grandi settori che secondo me, e vi dico anche la proposta che sto elaborando per il partito. Noi abbiamo tre grandi sfide, la sanità, è stato detto, e la sanità regge anche le altre, perché se non c'è possibilità di tranquillità nella cura della salute, non possiamo parlare né di turismo e né di agricoltura. Soprattutto di turismo, perché non si può consapevolmente invitare a venire nel Molise un turista sapendo che se gli succede qualcosa a casa non ci torna. E ce lo dobbiamo dire almeno qui, per cui sanità,
agricoltura e turismo che sono un'unica filiera. Adesso spenderò qualche minuto per entrare nel merito. Agricoltura e turismo sono legati dallo stesso destino, o crescono entrambi o non funzionano. La sanità, l'abbiamo detto, e le infrastrutture strategiche. Un minimo di infrastrutture strategiche, che non sono solo le strade, ma sono le reti, soprattutto quelle informatiche, non possiamo non averle. È chiaro che le reti, le strade, le infrastrutture sono questioni che si programmano a tempi medi, medio-lunghi, e non si fa un'autostrada o una strada nel giro di 3 anni. Devono passare almeno 5, 6, 7 anni perché le procedure sono quelle che sono, eccetera, eccetera. Ma se questo è la, se questa è la prospettiva del settore infrastrutturale, quello dell'agricoltura e del turismo può essere una prospettiva di medio periodo, massimo. Come dire, si può costruire un programma che a 3 anni, quindi diciamo che i 3 anni diventano 5, allora in una legislatura sono attuabili alcuni obiettivi. Gli obiettivi di fare della nostra agricoltura un'agricoltura di qualità e di nicchia, perché il Molise è una nicchia, ma se questo è uno svantaggio per alcuni aspetti, è un vantaggio per altri aspetti, e non mi dilungo, andrebbe approfondito, ma non vi voglio annoiare. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare nel dire che, allora, io dopo la mia attività politica al Consiglio regionale, nella Prima Repubblica, eccetera, eccetera, insomma, sono arrivato a coltivare un interesse per una iniziativa imprenditoriale nel campo turistico. Perché? O noi sosteniamo le imprese agricole e turistiche, oppure buttiamo solo soldi. Buttiamo soldi al vento perché facciamo la calce e la buttiamo, facciamo i mattoni e li buttiamo da un'altra parte. Non riusciamo a mettere insieme calce e mattoni e fare una specie di muro. Vi faccio un esempio. Nel settore turistico, nella nostra regione, dagli anni 80, se non prima, Michele, si è investito nel realizzare strutture turistiche, cioè alberghi. Poi nei primi anni 2000 si è cominciato a finanziare i B&B, poi siamo arrivati adesso all'evoluzione della chiacchiera, perché sono solo chiacchiere, i monopattini e gli alberghi diffusi, ma sempre di posti letto parliamo, badate bene. I finanziamenti utilizzando i fondi europei sono andati per costruire posti letto. Posto letto significa una camera significa un albergo, significa un albergo diffuso, significa un B&B. Quindi abbiamo investito enormi quantità di denaro nel costruire case, mattoni, il che significa che abbiamo impegnato risorse economiche e finanziarie in immobili. Abbiamo fatto operazioni immobiliari. Ma il turismo non coincide col posto letto. Il turismo non è una filiera, è di più, è una rete orizzontale e verticale. Mentre nella filiera, e questo in agricoltura sta già accadendo grazie ai giovani imprenditori agricoli, io ne conosco tantissimi, sono i ragazzi che si sono laureati e che sono andati a studiare fuori, poi hanno fatto anche esperienze e che adesso, in minoranza, ahimè, tornano per prendere in eredità i 20, i 30, i 50 ettari dei genitori. E ovviamente stanno portando innovazione, energia per affrontare la fatica, che ce ne vuole tanta, e stanno creando significative esperienze di cambiare produzioni, sempre agricole. Innovare quindi le produzioni, i metodi, rimodificare l'assetto fondiario in modo tale che ci sia economia di scala nell'azienda, altrimenti noi abbiamo
o i grandi imprenditori con 500 ettari o 200 ettari, e poi abbiamo sempre il povero contadino con 5 ettari, 7 ettari, massimo 15. Non mi dilungo, io vi do delle, così, delle pennellate, tanto per... Invece il turismo, essendo non solo una filiera, ma una rete, ha bisogno di posti letto, ha bisogno di ristorazione di qualità, che poi dico, ha bisogno di guide e di servizi di incoming, servizi di accompagnamento sui siti, ha bisogno di mappe che Google non ha per noi. Il Molise non può usare manco le mappe di Google. Se voi parlate con qualche albergatore, vi rendete conto di quante persone non riescono ad arrivare in un punto che l'albergatore, facendo, dice, ah, se c'è, adesso vi dico che cosa potete andare a vedere. Mettono il navigatore e si perdono. Perché Google dà lo stesso valore alle strade interpoderali e alle altre strade. Per cui, siccome siamo sconosciuti anche per Google, se quella strada interpoderale con un acquazzone di una settimana prima è franata, Google non lo sa, non lo saprà manco fra 20 anni. Però il nostro potenziale ospite va lì e dice, oddio, dove sono capitato? Vi posso raccontare decine di esperienze dirette. Quindi, il turismo è un sistema e un progetto turistico deve avere la caratteristica di costruire un sistema, da prima piccolo e poi facendolo crescere, da prima in 2-3 territori e poi moltiplicandoli in 20 territori. Questo è un programma attraverso il quale si può parlare seriamente e onestamente di turismo, e vi faccio, mi fermo, ho finito, scusate. Recentemente, io mi occupo di turismo per passione e anche con l'occhio al territorio, alla politica, ce l'ho sempre avuto questo difetto e ce l'ho ancora, grazie a Dio, dico io. Se... Allora, è una rete. Sono 7 anni che lavoro su questo progetto. Abbiamo costituito 2 mesi fa una rete di imprese turistiche, con 8 imprese turistiche decise ad attuare questa strategia, fare di questi 8 soggetti, alcuni albergatori, altri 2 ristoratori, una società che fa formazione turistica. Ammirazione con grandissima passione a Fratelli d'Italia, e al quale il partito da cui mi sento vicinissima da quando ero ragazzina. Questo partito è cresciuto tantissimo, siamo a un livello alto, siamo al 22% a livello nazionale. In Molise però purtroppo, come diceva poco fa il coordinatore, questi numeri sono, diciamo, molto più bassi, proprio per le problematiche che poc'anzi sono state citate. Noi dobbiamo lavorare tanto, perché credo che se vogliamo raggiungere l'obiettivo comune, che è quello, come diceva poc'anzi il presidente Iorio, ma non soltanto lui, anche qualche altro amico che ho sentito parlare, di governare questa regione, bisogna lavorare tanto per l'unità. Ma soprattutto io vorrei anche rilanciarmi al discorso aperto dal coordinatore e anche dal presidente Iorio, sull'articolo di giornale che è stato pubblicato, che credo sia stato anche mal interpretato, perché non credo che il presidente Iorio volesse dire apriamo al PD o ai 5 Stelle. Io credo che lui volesse dire in maniera chiara e determinata, e lo ha anche dichiarato, apriamo alle liste civiche. Quindi Fratelli d'Italia sì, ma con un'apertura alle liste civiche. E non credo volesse dire il contrario, anche perché proprio la mattina era uscito un comunicato stampa della nostra leader Giorgia Meloni, che proprio asseriva che ovviamente noi rimanevamo fermi sulle nostre posizioni, quindi non appoggiando altri movimenti politici. Una cosa che vorrei attenzionare in questa sede è proprio quella che riguarda una tematica che mi è tanto cara, lo sport. Noi siamo una delle regioni, pochissime regioni, che ha una legge regionale dello sport.
Quando era presidente Michele Iorio, il capitolo sport, e questo lo dico con dati alla mano, era un capitolo sempre molto pieno di fondi, insomma, da poter investire. Le società sportive sono state colpite duramente dalla pandemia. Lo sport è stato colpito, che rappresenta, lo voglio ricordare, il 2,5% del PIL, in maniera diretta il 4,5%. È stato colpito duramente dall'evento pandemico. E allora noi, credo che sia, abbiamo parlato di turismo, lo sport è marketing, è turismo. Investiamo nell'impiantistica sportiva per consentire ai giovani di fare sport. Aiutiamo le associazioni sportive, perché nel nostro territorio ci sono associazioni sportive che sono diverse dalle società sportive, a rialzarsi. Quindi, ecco, questo è un appello che io faccio, ho la fortuna di avere qui i due consiglieri regionali, Fratelli d'Italia, il coordinatore regionale, insomma, cerchiamo di far sì che questo capitolo sia, perché mi hanno riferito che adesso c'è zero, pare che con l'assestamento di bilancio hanno tolto tutto, a luglio dovrebbe modificarsi qualcosa. Però insomma la mia richiesta è proprio questa, insomma, anche perché sono stata sollecitata e stimolata dalle società sportive che sono veramente in grande difficoltà. E mi auguro di poter realizzare il sogno, insomma, che diceva anche poc'anzi l'amico il dottore, no? Franco, che insomma il nostro partito possa riuscire a innanzitutto alzare il proprio quorum e in qualche modo possiamo avere un senatore eletto, un onorevole eletto, un presidente della regione eletto. Io vi ringrazio e sono a disposizione. Tonino. Tonino di Veloce. Allora, Antonio Ditri, ringrazio il coordinatore, sono responsabile del Dipartimento Agricoltura del Fratelli d'Italia della Regione Molise. Il nostro nazionale, l'onorevole De Carlo, a livello nazionale il gruppo funziona, siamo 18 rappresentanti di 18 diverse regioni, dove c'è in tutti gli enti dove amministra il centrodestra, più destra che centro, le cose funzionano, dalle altre parti funzionano molto bene. Voglio dare dei numeri semplicemente perché, per capire la drammaticità che stiamo vivendo in regione. Il 28 di febbraio di quest'anno si è costituito un comitato di agricoltori, da premettere che per professione faccio l'allevatore e l'agricoltore, quindi per professione e per scelta, e ne sono orgoglioso. Il 28 di febbraio adesso hanno aderito a questo comitato 600 ditte, 600 ditte che vanno da Sesto Campano fino a Casa Calenda. Anche dell'Alto Molise ce ne stanno diverse. Questo va a significare che cosa? Hanno voluto che io fossi il presidente del comitato e mi ha onorato molto questa cosa, a significare il fatto che viviamo un disagio importante, un disagio profondo. Entro fine anno molte di queste ditte saranno destinate a chiudere. La maggior parte delle imprese agricole in questo momento opera in perdita. Capisco i programmi a lungo termine, noi abbiamo bisogno di un programma manco a breve termine, immediato, perché altrimenti siamo alla frutta, siamo alla fine. Cosa abbiamo proposto noi come comitato? Abbiamo fatto una manifestazione a Campobasso in cui hanno partecipato 100 trattori, 100, e per chi insomma di agricoltura ne sa, spostare 100 ditte con 100 mezzi da Riccia, da Guardia Reggia, da Sepino, ad arrivare a Campobasso, ce ne hanno fatto sfilare solo 80 per una questione di sicurezza, c'erano 500 ditte. Tutto questo per chiedere semplicemente che cosa, perché l'agricoltura, insomma noi gli agricoltori non è che siamo andati là a chiedere chissà che cosa, siamo andati là a chiedere di poter lavorare. L'emergenza cinghiale, per parlare di concreto, per magari concorrere l'attenzione, l'emergenza cinghiale è un dramma nazionale, non è regionale, è un dramma nazionale, per la sicurezza, per l'agricoltura, per tutto. La regione Molise, come le altre regioni d'Italia, perché ci dobbiamo dire anche questo, il governo nazionale, attualmente c'è un decreto interministeriale all'attenzione dei ministri dell'ambiente e dell'agricoltura, il ministro dell'ambiente Costa l'ha firmato, il ministro Patonelli non può firmarlo per ovvie ragioni, quindi non l'ha firmato e sta sul tavolo, sta fermo, intanto i cinghiali fanno quello che vogliono. Questo per quanto riguarda la 157-92 che dovrebbe rimodulare la caccia, che purtroppo non è competenza regionale, è competenza nazionale, ma tanto è. Però nel frattempo i nostri regionali e l'allora senatore o deputato, non mi ricordo che cos'era, nella finanziaria del 2018 ci ha parcheggiato il Parco Nazionale del Matese. Non me ne voglio, cioè noi non siamo a priori contrari al Parco del Matese.
siamo favorevoli al parco delle matese a patto che venga calato sul territorio, perché si è parlato di prodotti di nicchia. L'agricoltura molisana ha dei prodotti di nicchia con eccellenza nazionale. Basti pensare che il 55% del tartufo d'Alba viene dal Molise. E ogni situazione regionale, ogni amministrazione regionale si è posto il fatto di svilupparlo, di metterci dei fondi. Il tartufo, gran parte del tartufo viene prodotto nella fascia del Matese. Immaginiamo un prodotto d'eccellenza prodotto nella fascia del Matese messo alla mercé dei cinghiali, perché in questo momento con la caccia fatta già regolarmente con i 3 mesi l'anno permessi dalla 157 c'è una distruzione totale. La raccolta del tartufo è diminuita del 60%, non lo dico io, lo dice chi pratica e chi studia questa materia. Quindi voglio dire, parlando di autostrade, di infrastrutture che il presidente, l'allora presidente Michele Iori, insomma, aveva messo e si era portato avanti con quest'opera, adesso l'hanno utilizzata, vorrebbero utilizzarla come perimetro del parco. Il Parco Nazionale del Matese finisce sulla statale. Per 40 km la attraversa Cuba. Cioè, quindi la statale che da Capobasso va fino a San Vittore sarà inglobata per 45 km nel parco. Voglio vedere un domani come diventerà autostrada, come diventerà una 4 corsie, bravo, con la sicurezza e con tutto quello che non conviene, perché gli animali selvaggi non è che leggono i cartelli. Non è che leggono i cartelli, però a seguito di quella manifestazione siamo riusciti, non lo so per quale motivo, su un documento a farci firmare dall'attuale regionale, presidente annesso, che si deve ripensare alla perimetrazione. Adesso con tutte le categorie, con tutti i settori, stiamo studiando e portando all'attenzione, perché pare ci sia stato un vizio di forma da parte dell'ISPRA nello stilare la perimetrazione del parco, in quanto non ha legato alla stessa perimetrazione la relazione di impatto socio-economica sul territorio. Perché gli uliveti, l'olivo, l'altro prodotto di nicchia, prodotto che doveva essere il volano di sviluppo delle nostre regioni, inserito in un contesto di parco, voglio vedere insomma i cervi e i caprioli come faranno a permettersi di coltivare e di produrre un olio d'eccellenza. Questo per non dilungarmi, però ci tengo, perché possiamo fare una riunione specifica su questa cosa. Mi farebbe molto piacere, io l'ho già portato all'attenzione di De Carlo, che ha fatto pure delle interrogazioni parlamentari, già sulla 157-92, alla quale però finché ci stanno 5 Stelle e PD non avremo modo di poterlo, perché nello stesso tavolo regionale c'era il consigliere Grillino, non il presidente Agnolese, ma l'altra, mi sfugge il nome. Federico. Testamento. No, la consigliera regionale 5 Stelle. Manzo. Che giustamente mi dice, non ricordo, da allevatore, non ricordo il Manzo, è una deformazione di pensione. Quando a Roma, nella commissione agricoltura, hanno messo 5 milioni di euro per la contraccezione cinghiale. Che è una cosa lunghissima, una cosa praticamente impraticabile. L'ISPRA in quel caso ha dato parere negativo, però in quel caso il parere dell'ISPRA non era vincolante. Nel caso della perimetrazione del parco, il parere dell'ISPRA diventa vincolante. Ci sentiamo un po' presi in giro. Altro numero per capire il polso del territorio come sta: 7.000 firme in 4 giorni contro il parco, sempre da tutta la fascia. Raccogliere 7.000 firme in 4 giorni è sintomo non di bravura di chi lo fa, che assolutamente non è così, è di fare che proprio c'è un malore grave, ci sta qualcosa di molto c'è proprio un mal di pancia, c'è proprio una sofferenza, la gente devono chiudere. Del gasolio agricolo a 1,54 euro al litro non ce ne discute. Per farvi capire, per fare il pieno di un trattore ci vogliono 300 euro. Nei nostri territori, che sono territori svantaggiati, non si riescono a recuperare le spese e quindi le aziende producono in perdita. Ho mandato oggi un manifesto, mandato da De Carlo, fra le tante attività nazionali, in cui si diceva che anche l'ortofrutta, con tutti i dati alla mano, è un settore che da questo mese in poi produrrà in perdita. Quindi alla fine dell'anno si chiuderanno tante aziende. A livello regionale, i PSR, perché ci dicono che devono fare il parco perché per intercettare dei finanziamenti. 80 milioni di euro della Comunità Europea all'agricoltura sono stati mandati, non sono stati spesi. I PSR negli ultimi 10 anni, e premetto che la mia attività nel 99 è stata avviata, iniziata con un PSR regionale, attualmente sono inaccessibili. L'80% delle ditte che provano a fare a aderire a un PSR non arrivano a buon fine. Perché? Perché vogliono praticamente le fatture quelle danzate.
adesso la regione ti impone di indebitarti con le banche. Un giovane agricoltore che vuole avviare un'azienda agricola, pensare di investire, di indebitarsi per 100-150 mila euro, che è il minimo per poter avviare un'azienda, è impensabile. Quindi voglio dire, i soldi dell'Europa li mandiamo indietro, gli agricoltori non li facciamo produrre e poi pensiamo al parco per intercettare i fondi. In tutta l'estate noi ci sentiamo presi in giro, ma seriamente. Potrei stare a parlare un'altra ora e mezza, però non voglio rubare altro tempo. In funzione della politica a coordinatore, io ho avuto un'esperienza in Fratelli d'Italia, sono stato candidato in quanto sindaco alla presidenza della provincia di Terni, con un centrodestra super perdente, lo sapevamo di perdere contro voi, però tengo a ammettere che abbiamo fatto una bella figura, grazie anche all'avvocato Marco Vecchio e Antonio Scampomorto, che veramente hanno lavorato in quel senso. Non facciamo lo stesso errore, o mai più, cioè o prendiamo la situazione in mano adesso e se no andremo a spartere per l'ennesima volta, ci troveremo un'altra volta parlando che l'abbiamo fatto eleggere e ci rispondono anche a telefono. Grazie. Doveroso una risposta a lui da un punto di vista sanitario. 30 secondi. 15. Allora il discorso dei cinghiali è un discorso che divide sia sul piano ideologico per quanto riguarda l'anticaccia. Ti parla un cacciatore che non ha tempo di andare a caccia. Io ce l'ho. Ah, è beato te. E ti parla un medico che conosce la trichinella e la peste suina. Allora oggi il problema dei cinghiali in tutta Italia, non soltanto nel Molise, e vorremmo che se abbiamo qualche referente filoteo a livello nazionale poter interloquire, aprire un discorso su questo tema, così risolviamo tutti i problemi anche della cinghiala che allattano le primo a Roma. Il problema va risolto con l'esercito. Assolutamente no. Sicuramente sì, ed è l'unico modo, perché sennò la sinistra non te lo permetterà mai. Si deve aprire la caccia al cinghiale con più settimane, con più mesi, le chiacchiere stanno a zero. Per il dilagare della trichinella e della peste suina. Se aspettiamo si diffonde, se aspettiamo si diffonde. Solo una cosa, perché la conoscenza del territorio, l'esercito non ce l'ha, i cacciatori ce l'hanno. Ed è fondamentale perché io dico, è solo con questo due minuti per due lasciare il problema caccia, perché se no qua non ci ritiriamo. Solo due secondi, devo portare a conoscenza che adesso in sede di approvazione di bilancio ho portato un ordine del giorno con la quale ho richiesto i finanziamenti per quanto riguarda le aziende zootecniche agricole presenti nella regione Molise, è stata approvata all'unanimità. Inoltre ho portato un altro ordine del giorno con la quale ho chiesto il finanziamento per l'acquisto di nuovi trattori, perché come voi sapete in Molise ci sono tantissimi incidenti, sono morti tantissimi agricoltori perché si ribaltano questi mezzi perché sono obsoleti e non rispettano le direttive, quindi ho chiesto, ho chiesto il finanziamento per l'acquisto di nuovi trattori. Solo per inciso, per farvi capire la classe regionale che abbiamo, gli assessori, è stato approvato da tutti, mi ha fatto perfino i complimenti quel carciofo di Toma, l'unico che si è assentato dall'aula, che mi ha attaccato su questo provvedimento, no? E si è assentato dall'aula al momento del voto, è stato l'assessore Cavaliere, quando lui doveva proporre questi problemi. Certo. Questo è giusto per farlo capire. Massimiliano Scarabeo. Sulla zootecnia qual è la proposta? Finanziamenti alle aziende zootecniche. Sì, ma sono ordini del giorno, non sono vincolati. No, a breve comunque usciranno dei fondi dall'agricoltura. Prego. Allora, buonasera a tutti, grazie soprattutto al gruppo di Agnone che ha dato questa disponibilità, un coordinamento a noi rappresentanti di poter esprimere soprattutto quella che è la nostra opinione e le nostre vedute dal punto di vista politico-amministrativo. Chiaramente ci troviamo di fronte a una classe dirigente a dir poco mediocre, eccezion fatta per poche segreterie e per pochi amministratori. Io questa è un'affermazione che faccio sia nell'ambito della maggioranza attuale, ma anche e soprattutto di chi oggi rappresenta l'opposizione in Consiglio regionale. Noi ci troviamo di fronte a rappresentanti regionali che ancora non comprendono la differenza tra ordine del giorno,
mozione, proposta legislativa, come si pone e come si impone nell'esercizio delle proprie funzioni. Allora, ritornando anche a quelle che sono le competenze, alla conseguenzialità rispetto agli impegni che ognuno di noi assume nell'esercizio delle proprie funzioni, io credo che questo partito debba essere appunto l'elemento propulsore di qualità, di innovazione anche culturale all'interno di un gruppo politico e anche e soprattutto attraverso l'esperienza, attraverso la pacatezza, attraverso l'elasticità politica e personale che una persona come Michele Iorio, che in questo momento dà in termini di tranquillità, di serenità, di valore aggiunto, io ritengo non solamente al nostro partito, ma anche e soprattutto alla nostra coalizione. Credo, Filotè, il lavoro che tu stai facendo devi in qualche modo continuarlo a fare nella giusta e dovuta misura. Apprezzo tantissimo il tavolo che hai messo tu personalmente in campo, superando anche delle difficoltà personali, e su questo insomma hai il mio plauso, e devi continuare rispetto a questa strada, rispetto a questa riconciliazione del centrosestra, ma con regole e con metodi diversi. Io ritengo che anche la meritocrazia sia un elemento importante all'interno della rappresentanza istituzionale. Noi non possiamo continuare a vedere assessori regionali o consiglieri regionali che vanno all'inaugurazione di una panetteria e ci fanno una conferenza stampa. Io non posso vedere consiglieri regionali, assessori regionali che vanno ad aprire il brico del paesino X o del paesino Y. Ben venga anche quella visita istituzionale, ma non può essere un motivo di vanto quando non c'è accompagnamento allo sviluppo economico e sociale di questa terra. Noi abbiamo una classe dirigente che non è capace di dare i propri atti di indirizzo ai propri dirigenti. Di che cosa vogliamo parlare? Di che cosa vogliamo parlare? Del turismo? L'assessore attuale al turismo ha scelto quella delega perché aveva una capienza economica di un certo tipo e di un certo peso, non perché avvertiva quella sensibilità e quella responsabilità, ma non ha avuto neanche l'umiltà di circondarsi di persone capaci che potevano in qualche modo dargli qualche consiglio utile e necessario allo sviluppo economico e sociale di questa terra. Noi abbiamo bisogno di altro. Noi abbiamo bisogno di dirigenti scevri da condizionamenti, dirigenti capaci, capaci e che siano soprattutto a servizio del politico, un politico capace, un politico che può dire e deve dire anche: il comitato lo modifichiamo. Se queste erano le regole di prima, oggi riportate a quello che è il modello economico, sociale, quello che sia, vada rimodificato nel pieno rispetto della norma, e deve avere anche il coraggio di assumersi le proprie responsabilità, ripeto, nel pieno rispetto della norma, cercando in qualche modo di mettere in campo una politica amministrativa che sia differente e concreta rispetto ai periodi precedenti. Allora, caro Filotè, oltre alla rappresentanza territoriale che è necessaria perché noi facciamo politica, questo è un partito che deve rappresentare il territorio, giustamente anche l'ex sindaco di Agnone sottolineava l'importanza di una conseguenzialità rispetto alle attività. Io nella mia breve esperienza politico-amministrativa, quando ho avuto lo strumento di governo, posso anche dire: beh, abbiamo finanziato la frana di Contrada Zarlenga, beh, un po' di finanziamenti per quanto concerne la riqualificazione urbana di questa città l'ho fatta, l'abbiamo fatta, la digitalizzazione dei cinema, abbiamo salvato e ho salvato il teatro italo-argentino, questa per me è attività politica e amministrativa, il resto sono chiacchiere, e questo è un partito della concretezza, questo è un partito che deve avere dei valori, dei rappresentanti che siano letteralmente differenti rispetto ai periodi passati. Un abbraccio forte a tutti. Allora, vedo tutti guardano l'orologio, se non c'è nessun altro direi di finire qui ringraziandovi,
Insomma, mi sembra che anche per la, chi ha partecipato la prima volta a, a, questo, a, un, a una tipologia di questo incontro, ha visto come noi dalla critica siamo passati anche all'azione propositiva, sono state dette molte cose importanti. Con il passare delle settimane tutte queste cose noi le andremo a dire e ci andremo a confrontare su tutto il territorio della regione e metteremo giù il programma di Fratelli d'Italia che porterà poi all'interno del tavolo politico e che il futuro candidato presidente dovrà fare proprio le indicazioni di Fratelli d'Italia, non certo come ha fatto Toma che in 4 anni e mezzo a Fratelli d'Italia non ha mai chiamato, mai confrontato, mai convocato. Stavolta chiameremo i cacciatori. I cacciatori, sì, ma pure io sono un cacciatore, quindi non è un problema. Vi ringrazio molto, per chi vuole rimanere mangiamo una pizza, certo. Alla romana vi preannuncio. Guarda come ti sei messo davanti in tasca, non ci ho capito. E vi ringrazio molto e in bocca al lupo agli amici di Agnone affinché facciano un bel circolo, un po' di tesserati, magari allargando anche a tutto l'ambito territoriale dell'Alto Molise, parecchi giovani. Dell'Alto Molise e cercare di fare delle proposte concrete. Grazie.